Inizia la preparazione atletica del CMB Signor Prestito Medio Basento. Tra allenamenti, test e verifiche c'è posto anche per lo yoga con uno sguardo al calendario sportivo. E dopo il lockdown e la pausa estiva inizia la preparazione atletica del CMB Signor Prestito Medio Basento. Vito Sacco ha trascorso una giornata con gli atleti. Vediamo com'è andata. La nuova stagione 2020-2021 del Signor Prestito CMB Matera è partita ufficialmente sabato scorso. Dopo i tamponi e le visite mediche dei giorni scorsi per tutti i giocatori in arrivo, con il medico sociale Angelo De Nisi e tutto lo staff sanitario del poliambulatorio San Paolo di Grassano, l'inizio della preparazione atletica è cominciata alle 9 al campo scuola di Viale delle Nazioni Unite a Matera. Stamattina siamo venuti qui per svolgere alcuni test fisico atletici sotto la supervisione del preparatore atletico Giacomo Guastamacchia e niente, oggi pomeriggio torneremo nuovamente a Salandra per tornare sul campo, sul parquet. I calcettisti biancazzurri, agli ordini del preparatore atletico Giacomo Guastamacchia, hanno effettuato degli esercizi di riscaldamento, giri di pista, addominali e salti per rimettere in moto i muscoli dopo il lungo periodo di inattività dovuto alla chiusura anticipata dei campionati della scorsa stagione per l'emergenza sanitaria da coronavirus. I ragazzi stanno molto bene nonostante le difficoltà del Covid che abbiamo avuto. Avevamo qualche timore per i momenti di inattività dovuti appunto a questo virus, però i ragazzi hanno seguito a pennello quelle che sono state le direttive da svolgere durante il mese di agosto e diciamo che come primi due giorni, come primo test, i ragazzi stanno abbastanza bene. Qualcuno sta soffrendo forse il lungo viaggio giustamente. Confidiamo nei tempi di recupero e di riposo per poter ripartire poi alla grande la settimana prossima. Infine il fisioterapista Gianfranco Caputi ha impostato un lavoro di stretching preso dallo yoga in modo da far allungare bene tutte le fasce muscolari e renderle più elastiche. Abbiamo iniziato con delle valutazioni funzionali motorie insieme al dottor De Nisi. Abbiamo visto i calciatori dal punto di vista muscolare, abbiamo valutati nella corsa in varie posizioni, abbiamo notato quelle piccole disfunzioni che possono avere per ovvie ragioni di pratica sportiva e stiamo iniziando a trattarli e a valutarli in maniera tale da diminuire tutti i presupposti per degli infortuni e cerchiamo di farli rendere al massimo all'efficacia massima che hanno a disposizione. Intanto la società ha reso noto il calendario delle amichevoli precampionato del CMB Matera. Sabato 12 settembre la squadra di Nitti andrà a Frattamaggiore per incontrare l'Atletico Frattese che milita nel girone F della Serie B. La nostra...